domanda è una e molto semplice: che cosa scatta nella testa degli uomini quando diventano violenti, soprattutto nei confronti della donna che amano? Allora, questa sera eccezionalmente vogliamo far parlare gli uomini, vogliamo capire perché un uomo che dice di amarci poi si arma di coltello, di pistola o semplicemente di pugni e ci fa del male. Di sapere perché la storia finisce. Ho detto di sapere la verità. Se uno mi crea un problema, io mi devo difendere. Se poi dopo questa persona mi obbliga a fare un'azione, come ripeto, è una reazione, no? Vuol dire che tu hai fatto qualcosa che mi ha portato a far quello. Non me lo sono inventato io. Quella mattina di alzarmi, di scriverti, ti voglio vedere morta. Sei tu che mi hai istigato. Tu mi hai portato all'eccesso, a volerti quasi far male. No? Ho costruito dei rapporti falsi con le mie compagne. Ho generato dei traumi a queste persone e poi ho aggredito materialmente le donne, le ho violate, ma c'era anche questo desiderio di dire: ecco, adesso ve la faccio pagare per tutta questa mia situazione di angoscia che ho vissuto da adolescente in poi. Quindi c'era una rabbia che era superiore e quindi nasce poi questo delirio, questo desiderio di onnipotenza che hai quando le vittime, che sono sia quella che aggredisco ma anche quella persona che tu inganni, sei distruttivo al 100%. Ho visto che a volte, anzi, con determinate persone, te gliele dici e poi la rifanno. E sembra che ti prendano per il culo, perché, cioè, proprio dici, oh, questa qua non ci arriva. Quindi arrivi a un punto in cui decidi, razionalmente, anche di perdere il controllo, per appunto fare valere la tua ragione, senza poi esagerare, ovviamente. Cioè, non è che la picchio, la prendo e la butto giù dalla finestra, tranquilli. È molto chiaro. La differenza di 20-30 anni fa c'è proprio un cambiamento di mentalità e di modo di fare. Anche l'approccio con le ragazze è cambiato completamente. Gli uomini sono più restii ad approcciare, sì, o perché sono troppo aggressive le ragazze? Anche un po' perché sono troppo aggressive e troppo intraprendenti. Perché prendono l'iniziativa? Perché hanno questo tipo di atteggiamento nei confronti del maschio? Perché lo vogliono dominare? Cos'è? C'è una serie di cambiamenti. Sì, si domanda, però si pensa anche che c'è stata una serie di cambiamenti sociali, politici, economici, eccetera, che hanno portato a uno stravolgimento delle parti, hanno portato a rendere la donna magari più indipendente, più autonoma. No, scusa, dov'è la remora vostra a secondarle? Ma infatti non, personalmente a me non dà nessun fastidio, anzi vorrei che si ritornasse a quella... A fare la calza? Siamo messo contenti. E certo. Le donne che fanno la calza sono finite da un po' di tempo. Ecco. In modo così violento all'interno della famiglia, negando dignità alla persona che in teoria si dovrebbe amare e con la quale si dovrebbe vivere in una comunione di intenti. Io penso che mi sono dato alcune risposte. Una di queste è un problema culturale. Purtroppo in Italia, non solo in Italia, è ancora viva una cultura antica che vede la donna come un essere inferiore che non ha diritto di opinione, non ha diritto alla propria dignità, al proprio ruolo. Essere un grande macho, cosa che non sono io. Con le mie paure non sono. Quando non vuole ti esci. Perché devi usare la forza. Il perché non lo so. Comunque so che è piacevole. I miei pensieri piacevoli. Prendere la donna con la forza. Lì dietro e si dice che urla. La sessualità diventava uno strumento di potere, certo.
Il fatto che tu non chiedevi alla tua compagna di condividere il piacere, ma il piacere era tuo, puramente egoistico, doveva ritornare a te, era evidente che questo è uno strumento ulteriore di dominio e di umiliazione. La consapevolezza dell'umiliazione era determinante poi in questo senso. Quindi la donna usciva completamente frustrata da un certo tipo di esperienza. Ma la donna dico come compagna, evidentemente, perché il piacere era solo tuo. Dove non c'è comunicazione c'è violenza. Chiedere a una donna vuol dire abbassarsi. E quindi non sei più un macio. Un macio prende e dà. Se l'uomo si sente un debole, non penso che la donna sia contenta. E se uno fa finta di essere forte, penso che la donna lo capisce, che dentro è debole. Il carattere ti rende forte. C'è qualcosa di che ti dice di come andare. Ci deve essere anche il litigio, altrimenti non esiste la famiglia. Perché non è possibile che un marito e una moglie, un padre e un figlio e una figlia non bisticciano mai. Se io non parlo con una persona in un modo a volte aggressivo, vuol dire che quella persona non mi interessa.